Questa, aiutatemi voi se non sbaglio, è l'edizione sesta dal 2009, vero Ranieri? È la sesta edizione. Noi indegnamente ci abbiamo provato, ma credo avevamo un pochino paura, però ci credevamo praticamente che Amici Motori d'Abruzzo praticamente andasse avanti. Stiamo lavorando insieme ad Agata per fare qualcosa di grosso il prossimo anno, ma a parte questo non diciamo niente. Sono convinto che il giro ricomincerà con gli altri due club che si sono aggiunti praticamente, da quello che so, vero? Non sbaglio. Poi inviterò tutti quanti i presidenti. Io ci tenevo, scusate presidenti se ci sono i miei collaboratori, dico i miei, noi siamo tutti collaboratori, perché il presidente esiste nella misura in cui esistono praticamente i collaboratori, i componenti del direttivo. Qualcuno è mancante, no? Quindi, però è fondamentale, quindi un applauso lo faccio a loro, perché senza di loro non si può fare niente. E noi presidenti lo sappiamo, possiamo fare, coordinare, eccetera, ma senza loro, e quindi ci tengo a salutarli, il vicepresidente Piccone Donatello, Marco De Dominici segretario, i commissari, Annone Roberto, Daniele Ciaramendano, Rotelli Rolando. Oh, Rotelli Rolando è uno che, come dire, materialmente collabora, ma soprattutto a ogni volta che ci vediamo, adesso lo troverete, al momento del dolce caccia fuori praticamente il suo fiascone vigenziano fatto da lui, e praticamente la sua supernossa. Questo è fatto da lui, genziana che viene dalla montagna, non si sa come, perché lo sapete che c'è il penale, ma lui, che succede? Lui ci riesce. Poi Silvano Ciotti, che molti conoscono anche in ambiente partigiano, Bruno Toscano, Lucio D'Agostino, Giancarlo Di Frischia, Pasqualini e Mucenese. E poi dovete sapere che la colonna portante della nostra associazione è un non social, ma senza di lui io sinceramente me ne andrei subito a casa, è il dottor Rocchini, che è un ex dirigente della Banca d'Italia. Io sto in mano a lui. Se un giorno dovessi andare in galera per il club, è solo colpa sua. Sono lui che non vanno, quindi un applauso a tutti, perché credetemi, per questo l'unico motivo per cui mi dovete invidiare è per il dottor Rocchini, che veramente mi fa dormire tranquillamente, grazie a Tonino. Quindi da questo punto di vista io penso che la giornata si sta avviando a conclusione, non abbiamo fatto tanto tardi, ci tenevo diciamo a fare questo tipo di saluto, ripeto, lo ribadisco. Io vorrei salutare tutti, veramente a me fa molto piacere che ci siamo stati tutti, ripeto, ad eccezione di Aldo Agata, che era impegnato giù in Puglia alla Capitanata con Pietro, con il vicepresidente nazionale Pietro Tempaddio. A parte questo, avete notato una cosa particolare, che i gadget sono stati dati, messi a disposizione dall'ACI provinciale di Teramo, quindi questo ci fa capire che noi tendenzialmente cerchiamo di collaborare con tutti. Per certi versi esiste una diatriba, soprattutto con la costituzione dell'ACI storico, tra ASI e ACI. Noi invece vogliamo comunque sempre ribadire questo rapporto, come dire, ecumenico, di amicizia, soprattutto in questi tempi particolari con tutti. Quindi ringraziamo anche l'ACI, Daniele Ciaramellani, rappresentante dell'ACI, che anche tra l'altro commissario ASI che sta qui, quindi rappresentante, che ci ha dato quella borsetta. Cosa ci stava nella borsetta? È una borsa termica, quindi non è uno zainetto, è una borsa termica. E quindi io a questo punto, mentre aspettiamo il buffet di frutta e dolci, vorrei che i presidenti si presentassero qui, i presidenti onorari, i vicepresidenti, tutto, però vorrei che si presentassero qui, ci facciamo uno scambio praticamente, come dire, di vedute, e soprattutto con l'augurio praticamente, diciamo, che il prossimo anno, non so a chi toccherà, possiamo sempre e comunque diciamo fare sempre meglio, e soprattutto cercare di migliorare la nostra, come dire, la nostra passione. Quindi io chiamerei, allora, Giovanni, la colonna portante d'Abruzzo, Giovanni, ecco questa qua, Giovanni Olivieri, presidente del club Brentano, quindi ecco, ci saluta lui. Saluto e ringrazio per il collaboratore, ti ringrazio per aver chiamato per il nome giusto il mio club, perché è giusto una settimana fa è diventato club Castel Brentano. Senti, sì, Castel Brentano. Quindi fa l'evoluzione.
la mancanza di conoscenza della geografia, cosa di cui oggi tu ci hai dato una ottima lezione, anche soprattutto di storia. Per questo, scusa la voce che tanto mi manca, e ti invito l'anno prossimo a collaborare con noi per il ciclo d'Abruzzo che faremo proprio col titolo Il Temporale in Abruzzo. Niente, questa manifestazione è stata divertente, per la prima volta abbiamo avuto qualcosa di nuovo, la visita in cattedrale con la tua ottima spiegazione e caffè concerto, che te la dimandiamo? Non ho parole. Niente, io ti ho portato il solito ricordino, penso che ne avrai a decine, uno in più, uno in meno. Una giornata bellissima e tu, oltre ad essere un bravo organizzatore, sei uno storico, sei un musicista, sei tutto tu. Grazie. Questo è quello che abbiamo portato per te e l'autore è il nostro vicepresidente di base. Grazie. Bellissimo. Dal 1966 quello che dicevo, grazie Nino. Circuito di Pescara, 25 anni di storia delle competizioni. Bene, grazie che ci tengo in modo particolare. Questo andrà sul mio tavoletto, Nino. Innanzitutto questo è un piccolo omaggio dato al presidente e al club. Abbiamo chiuso oggi un ciclo di motori d'Abruzzo, un ciclo che è stato voluto da tutti quanti noi, presidenti e quindi club d'Abruzzo, e sono contento perché finalmente una volta l'Abruzzo sta, come potremmo dire, in una posizione più in alto delle altre regioni intorno che hanno formato delle associazioni per fare delle manifestazioni e dopo un anno o due si sono sfasciati tutti. L'Abruzzo no, gliel'abbiamo fatta a fare 6 anni, 6 club, 6 manifestazioni e siamo tutti qui per chiudere questo ciclo. Il prossimo sarà un ciclo che comprenderà un grand tour dell'Abruzzo, ma quello che volevamo è riunire tutti quanti i club d'Abruzzo per fare una manifestazione tutti insieme. Ci siamo riusciti, quindi scusate, chiudo. Ci siamo riusciti, quindi un grazie a tutti i club. L'ultimo sei stato tu perché siete arrivati dopo, vi siete aggiunti e devo dire che complimenti perché hai proseguito quella che era un'idea nostra, quella della cultura, ogni volta che c'è una manifestazione. Perché la manifestazione non è questo il pranzo, la manifestazione è le macchine, sentirci, scambiare concetti, scambiare idee, esperienze, ma soprattutto la cultura, perché l'Abruzzo ha delle bellezze naturali, artistiche e culturali che altre regioni non hanno. È ora di finirla col discorso che da su del tronco. È ora di finire. Non posso far altro che ripetere ciò che hanno detto i precedenti amici, cioè rallegrarmi con te perché è stata una giornata veramente organizzata bene. Abbiamo potuto apprezzare le tue doti di oratore, non servivano perché insomma non, ma soprattutto di persona con una grande cultura di atri e in genere. E poi ci ha iniziato con questo concerto che a me, ma non solo a me, insomma, è piaciuto davvero tanto. Quindi unire queste eccellenze, unire queste idee al mondo dell'auto mi sembra la carta vincente. Poi un'altra cosa, dunque oggi forse, come diceva Raniero, ho avuto modo anche di vedere che c'è un nuovo spirito tra i club abruzzesi. C'è stato, insomma, è successo qualcosa per cui ci siamo riuniti ed era ora, un po' tutti, e quindi questo può essere l'inizio per fare qualcosa sempre meglio. Grazie a Tonino Santos, a Luca Marano che segue la grande tradizione dello zio e di papà. Grazie. Noi siamo stati come Club Pescara Corse il primo club organizzatore di questa manifestazione, poi a turno sono venuti anche gli altri organizzatori. E, quando abbiamo fatto noi la prima edizione, al termine della giornata
tutti i presidenti mi hanno fatto i complimenti dicendo bella giornata, era la prima volta che organizzavamo una manifestazione del genere e tutti quanti si preoccupavano di cercare di almeno eguagliare quello che avevamo fatto noi. Però di anno in anno ho visto che comunque tutti i club e non per ultimo anche Carmine sono stati anche di più all'altezza della cosa, degli organizzatori. Quindi a nome del club Pescara Corse vorrei ringraziare il cast e un arrivederci a tutti quanti. Io chiedo perdono a te perché per un problema, un piccolo disguido, un problema di famiglia, il nostro segretario che aveva il ricordo per te è rimasto a casa. Quindi vieni a prendertelo a Vasto e così ne approfittiamo e ricambiamo. Io non vorrei dire altro su quello che hanno detto gli altri, condivido tutto quanto. Volevo semplicemente aggiungere una cosa, non so per chi ha seguito e per la prima volta un vastese è arrivato secondo alla MotoGP, Andrea Iannone, e quindi un applauso, una festa per tutti noi appassionati di moto e di auto. Grazie ancora a Carmine e arrivederci alla prossima. Grazie ingegner Mastro, grazie per Giovinte che porterà il vicepresidente Nino Di Fazio e grazie pure della grazie a Giovinte, grazie Nino. Grazie a tutti anche a nome di Giovito che tutti quanti ce l'hanno chiaro come in mente, anche con qualche annetto in più, comunque ha sempre quella passionaccia per le auto d'epoca e è sempre con noi, comunque e dovunque, grazie. Grazie Nino.